Pinacoteca piena nel pomeriggio di domenica per partecipare all'evento organizzato dal Lioness Club Faenza a favore del restauro dell'opera Natura Morta, Zuppiera, Tegame, Uova e Bottiglia di Carlo Maggini. Oltre 100 le persone accorse in via Santa Maria dell'Angelo per partecipare al torneo di Burraco, i cui proventi sono stati destinati al restauro del quadro, riuscendo a raggiungere completamente la cifra necessaria alle operazioni di recupero. Fra i presenti, molte le persone provenienti da fuori regione. La sala delle palle d'altare era piena, tutti i tavoli erano pieni, chi giocava col Burraco si è divertito, ma soprattutto si è riusciti a recuperare fondi per poter restaurare un'opera molto importante della Pinacoteca, la Natura Morta di Maggini, che tornerà a essere splendente grazie al contributo che ci forniranno le Lioness. Un aspetto non secondario, c'erano anche persone provenienti da fuori regione che hanno conosciuto per la prima volta la Pinacoteca, quindi un secondo obiettivo centrato con una sola iniziativa. Sicuramente uno dei motivi per cui si fanno queste cose, che possono sembrare atipiche alla Pinacoteca, anche perché è un modo per far venire in un istituto come il nostro persone che non erano mai venute. E quindi anche se questo è il modo per far conoscere appunto dei capolavori, devo dire che chi è venuto è rimasto molto colpito dalla bellezza della nostra Pinacoteca, da un modo ben venga, tutti i modi di questo tipo sempre possono essere validi, più gente viene meglio è. Ecco, i tempi del restauro adesso quali saranno? Non dovrebbero essere lunghissimi, dipende dalla restauratrice, se riuscirà a farsi un subito, insomma un pochino dei suoi impegni, però io spero entro il mese prossimo di poter dire e presentare alla città questa restaurata. Federico Lega per Faenza Web TV.